Ciao amici, qualche giorno fa ho letto che secondo l'International Osteoporosis Foundation ben 3 milioni e mezzo di donne italiane soffrono di osteoporosi. Si tratta di un disturbo che si presenta di solito all'inizio o durante la menopausa e solo in rari casi colpisce le donne più giovani, specie se soggette a terapie farmacologiche. Siccome dico sempre che la salute si cura soprattutto a tavola, vediamo insieme cosa mangiare per preservare le ossa in forma e in salute. Prima di tutto, care donne, giovani e un po' meno giovani, ricordate che serve sempre uno stile di vita sano e corretto per prevenire la comparsa delle malattie. La miglior arma preventiva per l'osteoporosi è una corretta alimentazione. Proteine, calcio e prodotti freschi sono gli elisir per mantenere le ossa forti. Per uno scheletro forte bisogna nutrirsi bene, muoversi e assumere vitamina D, conosciuta anche come la vitamina del sole. Sempre detto che devo preparare le valigie e trasferirmi ai Caraibi. Bella idea, ma per chi resta in Italia è sufficiente un'oretta all'aria aperta. Scoprite braccia, mani e viso ed esponeteli al sole, al tepore dei raggi solari. Questa piacevole attività vi aiuterà a produrre più vitamina D e a rilassarvi. Non dimenticatevi che anche con il cibo si assume la vitamina D, attraverso il pesce grasso, come il salmone, il tuorlo d'uovo e anche il burro, ma senza esagerare. Gli alimenti possono essere amici o nemici delle ossa. E ora vediamo in che modo. Se vi piace l'idea, mettete mi piace e arrivate fino alla fine. C'è un regalino per voi. Per prevenire l'osteoporosi, la dieta mediterranea è ideale, è varia e completa. I cibi migliori sono i carboidrati integrali, le fibre, le verdure verdi e i semi, la frutta secca, la frutta fresca, il tutto con pochi grassi saturi. Ovviamente bisogna assumere adeguate quantità di calcio, essenziale per le ossa. Insomma, vuoi dirci dove trovare il calcio? Certo. Nei formaggi, nei latticini e nel latte, ma anche in questi altri alimenti: cavolo nero, alici, mandorle, semi di sesamo e fichi, salvia secca e soia secca. Non dimenticate che le proteine sostengono i muscoli e quindi la forza. È importante assicurarsi un corretto apporto di proteine per prevenire le fratture. Uova, formaggio stagionato, pesce, carne bianca, legumi non devono mai mancare. Come condimento, prediligere sempre l'olio extravergine di oliva. Da bandire i grassi saturi, i condimenti industriali e l'eccesso di sale. Cosa usare per ridurre il sale? Le erbe aromatiche, le spezie e l'aglio in polvere. E infine, bere tanta acqua naturale. Ebbene sì, anche l'acqua è fonte di calcio. Bene amici, oggi abbiamo visto come prenderci cura delle ossa a tavola. Non dobbiamo mai trascurarle perché sono il sostegno base del corpo. Siete d'accordo? Allora commentate il video, condividetelo, iscrivetevi al canale e attivate le notifiche. Ed ecco il regalino di oggi, la lista degli alimenti utili al benessere delle ossa. Potete stamparla e appenderla in cucina come promemoria. Mangia sano e vivi meglio con la sinergia di salute naturale di Simona Vignali.